antifascismo in assenza di fascismo a sinistra presenta un grado di lobotomizzazione delle masse analogo all'anticomunismo in assenza di comunismo a destra. Sono le due risorse simboliche mediante le quali il partito unico della produzione capitalistica riesce a trionfare su tutta la linea, perché continuamente agitando lo spettro di un fascismo onnipresente e di un comunismo onnipresente convince le menti delle persone della bontà del sistema occidentale capitalistico elevato all'impero del male, al rango di impero del male minore, come l'ha definito lo studioso francese Michéa. Ora, in questa prospettiva occorre avere coscienza che oggi, e per oggi intendo 2017, ma se volete dopo il 1989, in assenza di fascismo, in assenza di comunismo, la contraddizione principale si chiama, e possiamo variamente chiamarla, capitalismo, economia di mercato, fanatismo dell'economia, integralismo del libero mercato, teologia della free market democracy e così via. Non importa qui la definizione, importante è il concetto di ciò di cui stiamo parlando. Questa è la contraddizione fondamentale rispetto alla quale suddette categorie prima ricordate sono elementi di assoggettamento organizzato dell'opinione pubblica al profilo del mercato unico globalizzato, perché per un verso convince, intanto divide le plebi in plebi di destra e in plebi di sinistra, ma noi sappiamo che il popolo non è né di destra né di sinistra, il popolo è il popolo ed è oggi nel quadro del capitalismo post 1989 è cambiata la geografia, la spazialità della politica. È inevitabile che si prenda atto di ciò. Oggi non c'è più destra e sinistra, oggi la topografia politica è cambiata, si è riorientata secondo la coppia dicotomica alto e basso. C'è l'alto, cioè i signori apolidi del mondialismo a cui prima facevo riferimento, e poi c'è il basso, composto dalle plebi moltitudinarie post-borghesi e post-proletarie che subiscono i processi della mondializzazione capitalistica e che anziché unirsi, coalizzarsi e far salire verso l'alto la loro rabbia gravida di buone ragioni, si contrappongono tra destri e sinistri, fascisti e comunisti, di modo che poi sempre di nuovo è confermato il potere unico del capitalismo trionfante a vantaggio dell'elite finanziaria apolide post-borghese. Questo è un primo punto su cui bisogna bene ragionare. In ambito universitario e scolastico questa dottrina gravida di capitalismo si chiama teoria dei totalitarismi gemelli. È la teoria in nome della quale, mediata poi da una Hannah Arendt riletta in chiave chiaramente non neutro, il capitalismo è l'unica realtà non totalitaria. Il Novecento è stato un terribile secolo assassino di ideologie sanguinarie, rosse e nere. Finalmente col 1989 ci si è affrancati da quell'orrore e finalmente si è entrati nell'epoca della fine capitalistica della storia con libertà universale. Ora, questa narrazione, che è quella dominante con cui vengono occupate le menti dei nostri giovani studenti, di modo che assumano già in tenera età una postura cosmopolita e ultracapitalistica e mai osino pensare che possa esservi qualcosa di ulteriore, di altro rispetto al capitalismo stesso, ha come unico obiettivo questo, di rilanciare come clava morale verso le masse riplebeizzate questo monito: non provateci mai più. Come ha ricordato il filosofo francese Alain Badiou, il Novecento non è stato solo il secolo dei totalitarismi, come si dice, è stato anche il secolo della passione politica, è stato anche il secolo delle conquiste salariali nel quadro degli stati sovrani nazionali. Ora, è del tutto evidente che il capitalismo vincente aspiri a convincerci che il Novecento sia in toto da
rimuovere, di modo che mai più si provi a superare il capitalismo e ci si adatti ad esso come se fosse il migliore dei mondi possibili, quando non il solo dei mondi possibili. Ecco, in tutto questo il clero giornalistico svolge una parte fondamentale, a mio giudizio. Prima si parlava di ritorno del feudalesimo nel capitalismo globalizzato. Effettivamente l'odierna società post 1989 sta sempre più assumendo i tetri contorni di un nuovo feudalesimo capitalistico. Però siamo nel capitalismo perché trionfano su tutta la linea le tre norme fondamentali del capitalismo, che sono la crescita illimitata, la reificazione e lo sfruttamento in nome del profitto, ciò che ci permette di dire che siamo ancora nel modo capitalistico della produzione. E tuttavia l'assetto del nuovo ordine globale si sta rifeudalizzando, perché abbiamo superato gli stati sovrani nazionali, che erano il portato principale forse sul piano politico della modernità, ma li abbiamo superati non per andare verso qualcosa di nuovo e di diverso, ma per tornare a una posizione, potremmo dire, premoderna, dove non vi è più la crociata medievale, ma vi è la lotta contro il terrorismo, dove vi è una nuova visione universalistica, che è quella del libero mercato con ideologia dei diritti umani incorporata e bombardamento di chiunque non si pieghi cadavericamente a questo nuovo ordine globalizzato. Ecco, la società dopo l'89 si rifeudalizza. La società di ordine feudale era tripartita: laboratores, bellatores e oratores. Anche oggi la società mi pare per molti versi tripartita. Abbiamo i bellatores, i guerrieri, che sono i signori apolidi della finanza. Sono guerrieri per tre ordini di ragioni. In primo, perché sono l'unica classe che oggi faccia la lotta di classe. L'unica classe che oggi sta facendo la lotta di classe è quella dei dominanti. Come la fa? Riprendendosi tutto, a colpi di riforme, come le chiama con la neolingua. Cioè le riforme sono le azioni politiche che l'elite dominante compie per sottrarre diritti e conquiste sociali. E al vecchio proletariato, ecco allora che avrete le riforme del lavoro e così via, con le quali si aggredisce il mondo del lavoro, si sottraggono diritti, ma anche l'aggressione ai danni della vecchia borghesia, alle quali suddetta elite mondialista e post-borghese mira a rimuovere i fondamenti stessi del proprio esistere storico. Le riforme della scuola sono attentati al mondo della scuola, con cui si distrugge il modello moderno di scuola come luogo di formazione di esseri umani coscienti, e si impone il nuovo paradigma aziendalistico dell'individuo pronto ad accedere al mondo del mercato flessibile e precario senza cultura e senza coscienza. Si aggredisce il mondo borghese rimuovendo da parte dell'elite finanziaria tutti i grandi perni della civiltà borghese moderna, dalla famiglia allo Stato sovrano nazionale. Ecco allora che questa classe è una classe di bellatores, perché sta facendo la sua lotta di classe, ma è poi una classe di bellatores anche in ragione del fatto che sta conducendo guerre reali, concretissime, le guerre di aggressione imperialistica, ancorché vengano chiamate dalla neolingua missioni di pace, sono guerre imperialistiche di aggressione ai danni di tutti gli stati non ancora allineati col nuovo ordine mondiale, che vengono appunto aggrediti di modo che passino alla democrazia, cioè si sottomettano al nuovo ordine mondiale capitalistico stesso, a colpi di imperialismo etico, bombardamento umanitario, embargo terapeutico e così via, e democrazia missilistica naturalmente. Poi abbiamo le guerre economiche fatte da suddetta elite mondialista, la quale sta effettivamente conducendo guerre di tipo economico, aggredendo veri e propri stati mediante le forme del debito e del credito. Pensate all'aggressione sferrata ai danni della Grecia, una vera e propria guerra valutaria, si potrebbe anche dire. E poi, terza ragione, procedo speditamente, per cui i bellatori sono una classe che guerreggia, sta nel fatto che questa classe dei bellatores
sta esattamente sottraendo tutti i diritti fondamentali alle classi dominate, sta compiendo una vera e propria guerra di classe ai danni dei dominati, portandogli via tutto. Abbiamo poi una classe che invece è composta, dicevo prima, dai lavoratori, che sono le nuove masse costrette alle forme neoservili, neofeudali del lavoro, dove anche in questo caso l'analogia col Medioevo è feconda, se considerate che lo stage è una forma postmoderna di corvée feudale, un lavoro totalmente non retribuito, un plus lavoro gratuito, se pensate che ritorna sotto mentite spoglie il lavoro senza scambio di equivalenti. L'Expo di Milano ha segnalato il ritorno del lavoro gratuito, non retribuito, volontario, come è stato definito. E poi abbiamo, in terzo luogo, il nuovo clero, che non è più composto da un clero che legittima la divinità trascendente, ma è composto dal nuovo clero accademico, secolare e giornalistico regolare, che giustifica il nuovo Dio, la nuova divinità, i mercati, no? Che minacciosamente ogni qualvolta le masse neoplebee populiste non votano ciò che devono votare, minacciano di ribellarsi e di sanzionare con la loro disapprovazione ciò che le masse plebee inconsapevoli e da rieducare non hanno saputo votare scientemente. Ecco allora che il clero delle business school americane, dei college transnazionali e, in poche parole, il clero regolare e secolare a cui facevo prima riferimento, non ha altro obiettivo se non fare da mediatore del consenso. Fa sì che le plebi dominate accettino il proprio dominio e si orientino con le mappe dei dominanti, di modo che lottino per le loro catene, siano sempre pronti a lottare in difesa delle proprie catene e a muovere guerra ogni eventuale liberatore che voglia liberare le masse dalle catene stesse. Ecco, in questo senso, consentitemi di dire che l'obiettivo principale del clero postmoderno è quello di postmodernizzare le coscienze delle masse, facendo in modo che le masse assumano una postura cosmopolitica, open-minded, si liberino di ogni vecchio residuo radicamento nazionale, antagonistico, proletario, borghese, oppositivo, e entrino a cuor contento nella mondializzazione capitalistica con libero consumo e libero costume garantito, di modo che l'umanità tutta si riconfiguri come un'unica massa di pecoroni, un unico gregge di pecoroni cosmopoliti che non hanno più alcuna identità, non hanno più alcuna coscienza oppositiva e vivono con gaudente e ebete euforia la mondializzazione capitalistica. Questo avviene, se volete trovare un si possono menzionare molteplici esempi di ciò, basta sfogliare le pagine dei giornali per averne coscienza, ma se volete trovare forse il luogo privilegiato di rieducazione cosmopolita delle masse e segnatamente dei giovani, lo trovate nel fenomeno Erasmus. Il fenomeno Erasmus ha sostituito nel tempo quello che era la vecchia leva obbligatoria. Hanno rimosso la leva obbligatoria e l'hanno sostituita con l'Erasmus come nuova naia per le generazioni giovani, di modo che esse si liberino molto rapidamente da ogni radicamento nazionale, patriottico e da ogni radice, e diventino open-minded, aperte verso i flussi della mondializzazione, sradicate. È del tutto evidente che l'obiettivo dell'Erasmus non è favorire lo studio dei giovani, ma favorire il loro sradicamento, no? Questo è l'obiettivo fondamentale, di modo che appunto si aprano alla mondializzazione e avvertano come unico pericolo per la loro
per il loro futuro, l'autoritarismo, cioè segnatamente tutto ciò che può limitare i processi della circolazione dei capitali e della merce, ovvero il grande principio della società di mercato, che è la libera circolazione delle merci e delle persone, prima le merci naturalmente, sia chiaro, notate la formula, la libera circolazione delle merci e delle persone, prima le merci e le persone stesse circolano come persone mercificate, cioè se stesse come merci che devono essere attirate se vi è esigenza di produzione, di abbassamento dei costi della produzione, e avremo allora i processi dell'immigrazione di massa odierna, o devono essere esportate, allontanate, se appunto non conviene tenerle in un posto. Quello che avviene con i nostri giovani essenzialmente, che la neolingua chiama fuga dei cervelli, in realtà è una deportazione di forza lavoro cognitiva e neuronale, appunto, che viene dislocata e delocalizzata. Ecco, io credo che non si possa non pensare altrimenti su questi temi. Altrimenti, se noi ci assestiamo sul pensiero unico, continuiamo a pensare con le categorie dell'elite dominante a vantaggio dell'elite dominante.